queste 2 settimane e mezza di lavoro qui a Invirtus? Allora, innanzitutto grazie, le impressioni sono buone, ho trovato un buon gruppo, affiatato tra di loro, anche quelli che c'erano qui l'anno scorso hanno fatto di tutto per inserirci al meglio a noi che siamo appena arrivati e con l'allenatore stiamo lavorando molto in queste 2 settimane e niente, per ora sono contento. Perfetto. E tra l'altro nelle prime 2 amichevoli sei stato tra quelli che si sono messi subito più in luce, segno anche di un buon stato di forma, insomma, o anche di un inserimento nei meccanismi di squadra, anche già positivo forse. Ora stato di forma non tanto perché siamo ancora un po' sulle gambe, diciamo. Però dai, secondo me abbiamo fatto 2 buone partite, potevamo fare meglio, però le amichevoli sono importanti più che altro per conoscerci tra di noi e niente. Da stasera praticamente si inizia a fare sul serio, non che fino adesso si sia scherzato, però si passa da 2 amichevoli con squadre di C-Gold, cioè inferiori di categoria, a 2 che troverete anche in campionato, in particolare 2 derby. Come vi affacciate a queste 2 partite? No, l'amichevole di stasera è un amichevole importante, anche se è sempre un amichevole, però potrà dare delle indicazioni all'allenatore e anche a noi su che punto siamo della preparazione. Dobbiamo cercare di giocare la nostra partita tranquilli e niente, fare il meglio. Perfetto. E nel tuo caso in particolare vai a completare assieme a Ferrari, che c'era già dall'anno scorso, e a Morgillo un reparto atipico per certi versi, ma anche forse tra i più attrezzati della categoria. Vi conoscevate già come giocatori? Com'è stata l'integrazione finora? No, io personalmente non li conoscevo personalmente, sapevo chi erano, ma non ci avevo mai giocato né contro né conosciuti. Siamo 3 lunghi con caratteristiche differenti tra noi e secondo me questa è una buona cosa perché possiamo mischiarci bene. Perfetto. E i tuoi obiettivi personali e obiettivi di squadra da qui ovviamente all'inizio e poi al proseguire del campionato? Vabbè, i miei obiettivi non è che c'è un obiettivo, diciamo, individuato. È lì, bisogna fare il meglio possibile di squadra perché se non ci sono questi come risultati anche il personale viene a mancare. E niente, cercare di fare una buona annata e divertirmi col gruppo e cercare di arrivare più in là possibile durante la stagione. Perfetto, e, dicevi prima giustamente inserimento buono anche grazie a chi c'era già, nei vostri confronti di nuovi ha speso molte buone parole il capitano Federico Schiavon, che ha detto siamo riusciti sul mercato a trovare giocatori probabilmente al posto giusto, al momento giusto, perché sono nella loro fase centrale della carriera. Dal tuo punto di vista, in che fase ti senti della carriera, appunto? Beh, ho 25 anni e questo deve essere per me l'anno, diciamo, importante perché se voglio fare un salto di qualità devo far bene quest'anno.